Quando pensiamo all'inquinamento, le prime immagini che ci vengono in mente sono lo smog, i rifiuti, la plastica in mare. Ma c'è un'altra forma di inquinamento a cui siamo costantemente sottoposti e che ci tocca nella quotidianità: l'inquinamento acustico. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rumore è una minaccia sottovalutata che causa danni a lungo termine, spesso irreversibili. L'inquinamento acustico è ovunque, ma in particolare nelle grandi metropoli. Da New York a Roma, il rumore è parte integrante della vita delle città e per questo il nostro livello di adattamento è molto elevato. Ma a quanto rumore siamo esposti ogni giorno? Nella classifica dei rumori, al primo posto, troviamo i suoni dell'esterno, della strada, dei trasporti pubblici. Il rumore è la seconda causa ambientale di problemi di salute. All'eccesso di rumore viene associata una maggiore incidenza di disturbi d'ansia e un aumento fino al 60% nelle prescrizioni di ansiolitici. Influenza anche i nostri comportamenti. Più rumore abbiamo intorno, più ne produciamo per sovrastarlo. E a farne le spese siamo sempre noi. Gli spazi silenziosi, anche chiamate oasi acustiche, sono ormai una rarità, ma come in molti altri fenomeni che osserviamo, anche nell'inquinamento acustico ritroviamo la nostra impronta e potremo fare davvero tanto per ridurla.